Rieccoci insieme per il secondo ed ultimo segmento odierno del Biancherosso TV Sport. Abbiamo 10 minuti a disposizione, poi in questi studi il sindaco in diretta con Michi De Ruo. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buongiorno, sono ciao. Pino da Valenzano. Ciao, ciao, ciao. Saluto anche il tuo. Salve. Senti, io ritornando al discorso di questo scetticismo che aleggia un po' nell'ambiente delle tifose. Sì. Io vorrei fare una premessa, cioè che è un discorso molto che ci portiamo dietro da anni, questo continuo scetticismo da parte di questi tifosi o pseudo-tifosi. Come si fa a contestare una squadra che ha espresso, almeno fino al momento, un gioco abbastanza, cioè più che contestare, non essere entusiasti in Serie A? Ecco, bravo, non è tanto scetticismo, c'è uno scarso entusiasmo di fondo. Come si fa? E penso che sia un discorso che se continuiamo ancora a parlare, cioè di piangerci addosso di Conte, tutto quello che vogliamo, però bisogna elogiare Ventura perché secondo me al momento ha dimostrato di essere una spanna superiore, almeno come esperienza, perché ha saputo mettere in campo squadre che al momento decisivo, vedi Milano, vedi anche Palermo, non ha abbassato la testa, ha tenuto testa a queste squadre che sono di gran lunga più attrezzate di noi, per cui se manca da noi stessi o anche da voi parlare un po' più entusiasti, esaltare queste prestazioni della squadra, secondo me qui continueremo per anni e non so fino a quando a continuarci a piangere addosso. Grazie Pino, grazie per il tuo intervento. Beh, bisogna dire che però ci sono stati molti motivi di distrazione, non soltanto Conte, non dimentichiamo che ci stiamo portando appresso questa vicenda societaria che indubbiamente distrae. Credo che anche quello sia uno dei motivi che un po' hanno spostato l'attenzione dal campo. E in verità in questo momento noto che la gente è anche un po' distratta dalla stessa questione societaria, perché a furia di parlarne la gente dice, vabbè, quando si quaglia qui, c'è qualcosa, non c'è qualcosa, ma chi ci sarà sotto? Queste sono le domande che si fanno i tifosi, obiettivamente. Anche se in più vedono, cioè, quelli che seguono più il calcio con più passione, diciamo, con più obiettività, fanno dei confronti, cioè vedono la rossa del Bari, la confrontano con quella, che devo dire, della Samp, dico dell'Udinese, l'Udinese può stare ai nostri livelli, e vede le differenze di calciatori, di tecnica, proprio di gioco, cioè è questa, perché ormai a Bari, cioè, gli appassionati sono anche dei fini intenditori di calcio, quindi non c'è più quella, cioè, come dire, il tifoso rudimentale che al di là vede solo Bari, cioè come dire, è un po' più ampio il raggio d'azione e quindi vorrebbero che il nostro team raggiungesse quei livelli. E mi auguro che con il nuovo presidente si possa raggiungere. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Vito. Ciao Vito, ciao. Saluto l'ospite. Salve. Enzo, io premetto che sono al 15° abbonamento consecutivo, quindi l'attaccamento non si discute. Sì. E aggiungo anche che secondo me Ventura ha fatto un grossissimo lavoro fino ad ora. Però è innegabile che, insomma, la batosta con l'allontanamento di Conte c'è stata, ma indipendentemente anche da quello che è il fattore tecnico, perché le capacità di Conte in Serie A potevano anche essere tutte da dimostrare, però noi tifosi del Bari avevamo con l'allenatore Salentino trovato tutto ciò che da tanti anni cercavamo, una squadra sempre propensa ad attaccare, nessun compromesso, anche l'atteggiamento dello stesso allenatore nei confronti della società è qualcosa che abbiamo sempre desiderato e mai magari in altri allenatori ottenuto, quindi smaltire questa botta non è facile, non per è questo facile. Secondo va me bene. Va bene, vi ho dato una spiegazione interessante. Come dire, allo stato d'animo in questo momento dei tifosi del Bari. Cioè, in pratica lui ha visto la differenza tra gli allenatori aziendalisti, che cioè, ci troviamo anche in Serie A, da un allenatore che diceva tu al tu, anche col presidente, col direttore sportivo. È uno dei casi rari, vuol dire, un po' il nuovo Zeman, insomma. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Francesco. Ciao Francesco. Ma io dico che comunque in merito alla telefonata precedente, no? Ma sì, siamo d'accordo con questa mentalità di Conte, ma io temo che Conte, quando abbia capito che fare questo gioco in Serie A non sarebbe stato così semplice come farlo in Serie B, quando ha avuto paura, secondo me non se l'è sentita. No, Conte è stato allontanato, non è stato... Secondo me non se l'è sentita Francesco, lui e si è fatto Francesco, allontanare. Francesco, la verità... bisogna sempre raccontarla.
Conte era pronto, io ricordo che dopo la conferenza stampa al Victoria Park, quando aveva ottenuto la conferma, si sedette su un divano con Perinetti e già parlava di giocatori di mercato col suo entusiasmo. Quindi non è vero che Conte se l'è fatta addosso perché ha Non pensato, rientrava. non è da lui. Almeno per carità, noi non vogliamo fare l'esaltazione di Conte, però non bisogna neanche denigrarlo perché non è neanche giusto, perché Conte è uno che invece ha molto coraggio, ha avuto il coraggio anche di dire alla Juventus: Diego, nei miei schemi non rientra, tanto per intenderci, per far capire che personaggio è Conte, cioè mi avviso persino un po' sopra le righe da questo punto di vista, al punto da farsi male. Francesco? Va bene, non c'è più. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. Questa mattina allenamento, non si è allenato ancora a Parisi, quindi Parisi è fuori causa anche in occasione della gara contro l'Atalanta, quasi sicuramente giocherà ancora Salvatore Masiello al suo posto. C'è un amico in linea, pronto? Pronto, Enzo? Sì. Buongiorno. Chi è? Enzo, prima di parlare dell'entusiasmo, vorrei fare una piccola postilla. Vai. Mi riesce difficile pensare che Conte abbia potuto opporre alla Juve, insomma, motivazioni relative all'acquisto o all'utilizzo di Diego. Aveva espresso perplessità perché Diego non è l'esterno di centrocampo, ma è un Trequartista. trequartista e lui trequartista non lo vedeva. Se davvero hai espresso queste perplessità, quindi mi sorge qualche dubbio in merito alla bravura dal punto di vista tecnico di Conte. No, diciamo, Comunque, no, dal punto di vista tecnico, il suo schema una tattico. coerenza ai limiti dell'autolesionismo, insomma. Vabbè, andiamo avanti. Tornando all'entusiasmo, io in merito a questo argomento ritengo che non sia un problema di Bari e dei tifosi del Bari. In tutte le città, salvo uno zoccolo duro di 5, 10, 15 mila persone che fanno gli abbonamenti, vedono le partite Sì. sempre in televisione, la stragrande maggioranza dei tifosi, io preferisco chiamarli simpatizzanti, vivono il calcio in una maniera diversa, i tempi sono cambiati, aspettarsi dalla gente Stai un'attenzione dicendo anche una verità, spasmodica però non dimenticare fa che parte Bari. del passato. Però non Ora, dimenticare. i Sì. Bari club, per dire, non si inaugurano più, cioè sono cambiati gli usi, i Però non costumi, anche nel dimenticare che in occasione calcio. della promozione c'erano 100.000 persone in piazza e quelle immagini della festa del Sì, Bari ma la con la Serie A. promozione è un evento straordinario E lo so, e però in viene altre città non le festeggiato in feste maniera in, in, in straordinaria. altre Ma città durante. in altre città non festeggiano come a Bari, insomma. A Bari sembrava Rio de Janeiro, non esiste in Bari, altre città. Napoli sono piazze più calde, Appunto. senza E dubbio, ma quindi il dovrebbero essere calde anche calcio. adesso, questo mi ci meraviglia. Cioè, se come dici tu giustamente, Bari, Napoli sono calde, perché adesso non è calda la piazza? Io la vorrei calda, io vorrei, come dire, vorrei che si parlasse ogni giorno in giro per la città del Di Bari. bar, sì. Invece per me è stata l'estate che ha un po' sfumato certe pulsioni, che erano molto forti. Anche la vicenda societaria contribuisce, eh? Anche la vicenda societaria contribuisce. Grazie comunque per il tuo La intervento. stessa, cioè, cambio, cioè, societario porta anche degli scompigli insieme ai tifosi perché sai, sono sempre dubbiosi, perché non sanno molto di questo Tim Burton, cioè della sua equipe, quindi vedono il Matarrese, bene o male, che sono 32 anni che gestisce una società con gli alti e bassi, e a fianco abbiamo un'alternativa che non si sa, insomma, dove Prendiamo possa l'ultima portare. telefonata, 080 501 9998, poi lasciamo spazio al sindaco con Michi Deruvo in diretta. 080 501 9998, stiamo parlando di questo entusiasmo non alle stelle, chiamiamolo così, insomma, a Bari, eppure torniamo dopo 8 anni in Serie A, eppure la squadra è imbattuta. Sì. Tolte le prime 5 in classifica, c'è solo il Bari Pari imbattuto, battuta. credo che questo vada sottolineato. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buon pomeriggio, sono Francesco da Ciao Poggiofrato, saluto Francesco, anche il ciao, tuo salve. ospite. Ciao. Senti, la chiave di lettura della tua domanda, secondo me, sta in 3 punti. La prima è quella che Conte ci ha abituato troppo bene, la seconda è che il cambio societario è indubbiamente il punto focale di questa situazione, sai, che distrae un po' chiunque. E il terzo, Enzo, è fondamentale. Ormai i baresi non si accontentano più di essere squadra come il Cagliari o come altre realtà che appunto vivono l'assestamento di un campionato a parte, quello che deve praticamente lottare per la salvezza. I baresi ormai sono diventati esigenti perché hanno il palato fine e Conte ha alimentato questa fiamma. E quindi tu sai meglio di me, quando andavamo in tribuna allo stadio a vedere una partita del Bari era una cosa magnifica, vedevi una squadra che giocava all'attacco, che dava gioco e che purtroppo tutto questo in Serie A ovviamente Non puoi non fare. si può realizzare. Per Francesco. tornare alla coerenza, Enzo, di Sì. Conte, voglio ricordare al mio omonimo Francesco che ha chiamato prima che Conte ha rinunciato a qualcosa come 900 e rotti soldi.
E quindi non dimentichiamo che un qualsiasi altro allenatore avrebbe preso quei soldi e sarebbe rimasto alla guida del Bari. Grazie Francesco per il tuo intervento, proprio 30 secondi, l'ingresso di Barreto, il ritorno di Barreto che è possibile, e non è ancora certo, sì. Per Atalanta o Cagliari può riaccendere anche l'entusiasmo. Potrebbe spostare per i biancorossi il pronostico, anche se per domenica vedo Atalanta molto rabbiosa e sta giocando bene e io ho paura proprio dell'ex di Ribocchi e di Jean Valdés che col treno bagnato può fare sempre la differenza. Insomma. Grazie Francesco D'Amore, grazie anche a voi. Buonasera. Domani di nuovo insieme nella versione large del TB Sport, oggi siamo un po' ridotti ma ripeto, tra poco avremo il sindaco in studio con Michi De Ruo, quindi telefonate pure allo 080 501 9998. Ciao.